Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi, venerdì 9 settembre, si venera San Pietro Claver. Pietro Claver è stato un religioso spagnolo appartenente alla Compagnia di Gesù. È stato dichiarato santo da Papa Leone XIII nel 1888 ed è patrono delle missioni cattoliche tra i popoli dell'Africa nera e afroamericani. Figlio di un contadino della Catalogna, si laureò nell'Università di Bologna. A 20 anni iniziò il noviziato nei Gesuiti. Mentre studiava psicologia a Maiorca nel 1605, il padre, portinaio del collegio, pensando di essere ispirato da Dio, ritenne di conoscere quale dovesse essere la missione futura del suo giovane confratello e da quel momento in poi non smise mai di esortarlo a partire per evangelizzare i possedimenti spagnoli in America. Pietro obbedì nel 1610, sbarcò a Cartagena, dove per 44 anni fu missionario tra gli schiavi afroamericani in un periodo in cui ferveva la tratta degli schiavi. Ogni mese, quando veniva segnalato l'arrivo di nuovi schiavi stipati nelle stive delle navi, Claver usciva in mare con il suo battello per incontrarli, portando loro cibo, soccorso e conforto, guadagnandosi così la loro fiducia. Mentre gli schiavi stavano rinchiusi a Cartagena, aspettando di essere acquistati e destinati a differenti località, Claver li istruiva e li battezzava. Fu accusato di incauto zelo e di avere profanato i sacramenti, dandoli a creature che a malapena possedevano un'anima. Le donne della buona società di Cartagena si rifiutavano di entrare nelle chiese dove Pietro Claver aveva riunito i suoi negri. I superiori di Claver furono spesso influenzati dalle molte critiche che arrivavano ai loro orecchi. Non di meno, Pietro Claver continuò la sua missione, accettando tutte le umiliazioni e aggiungendo penitenze religiose alle sue opere di carità. Gli mancava l'aiuto degli uomini, ma riteneva di avere la forza da Dio. Durante la sua vita battezzò e istruì nella fede più di 300.000 neri. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali, iniziando dalla Repubblica, che apre con la sfida di Raggi, no alle Olimpiadi, caos 5 Stelle, salta un altro assessore, Grillo boccia De Dominicis, è indagato per abuso d'ufficio, via tutto il direttorio romano. In centropagina invece il guasto sul Monte Bianco, notte di paura per decine di turisti, trappola ad alta quota, prigionieri in funivia. E poi in breve vediamo l'economia, i mercati, BCE, Draghi aspetta la crescita, frena, stimolare i consumi. Le banche, Montepaschi, nuove tensioni, strappo del tesoro, si dimette la D Viola. E nel taglio basso invece vediamo il viaggio sui tir, zig zag tra i migranti, reportage dall'ultimo muro e poi ancora a Trinità dei Monti, cancello anti-vandali e polemica. Corriere della Sera, il Corriere della Sera in apertura, la fotonotizia, Monte Bianco, si accavallano i cavi, 45 bloccati, sospesi in funivia per una notte, decine di turisti. E poi Roma, Raggi perde un altro assessore e il mini direttorio, via il neonominato De Dominicis, è indagato. Vediamo ancora Francoforte, Draghi spinge sulla crescita, Berlino può fare di più, la BCE studia nuove misure per i mercati. In breve vediamo le imprese, investimenti, un rebus e poi banche, Montepaschi lascia Viola. Nel taglio basso, Islam, alziamo la voce contro gli estremisti, violenza, profughi, intervista con la giovane che dice non cediamo alla paura. La Stampa, vediamo in apertura, Roma scintille, Raggi, Grillo, così il titolo, la sindaca ripesca, marra contro il diktat del Movimento 5 Stelle, il fondatore, questa qui è pazza, Di Battista chiude la porta alle Olimpiadi nella capitale, protesta degli atleti, medagliati a Rio, affossano l'Italia, hanno detto.
In breve le interviste, ora tocca ad Appennino, è il vero leader dei 5 Stelle, poi ancora a Renzi chiediamo un piano per i giovani. Camusso, bene il nuovo Dima, ma non basta, manovre con solo tagli. In centropagina la fotonotizia, il forte vento fa cavallare le funi, cabine bloccate a 3500 metri, 50 salvati dagli elicotteri, paura sul bianco, notte in funivia per 60 turisti. E poi vediamo in breve, vediamo all'interno del quotidiano La Stampa, BCE Draghi non cambia, movimento Montepaschi di Siena lascia a sorpresa la D. Viola, lo scudo a tempo per il debito. Ed ancora PM del Cairo a Roma, Regeni, l'Egitto ha cancellato gli ultimi SMS. Nel taglio basso e invece sepolta a Darlington la pioniera dei cieli, vince l'ultima battaglia, leone d'oro alla carriera, bel mondo, ho fatto tutto, adesso penso al futuro. Il Tempo, il quotidiano indipendente in apertura, con un titolo alla romana, ridateci Marino, via pure l'assessore De Dominicis è indagato. La Raggi licenzia l'ex magistrato, lascia il direttorio romano, giunta nel caos, Roma paralizzata, ci tocca rivalutare il Marziano. In centropagina invece la fotonotizia, vediamo il record del mondo dei 115 campi Rom. La nostra inchiesta, i dati shock sulla capitale delle aree abusive. E poi ancora i 007 inglesi e l'SOS in Italia, il califfato invia orfani e bimbi killer. Sotto le macerie di Amatrice, Pietro, il gatto trovato vivo a 16 giorni dal sisma. E poi ancora lui 40 anni, lei 14, è amore, il parroco e la bambina, sentenza scatena il web. Nel taglio basso la Cassazione, sdogana l'insulto, le mogli possono usarlo, sei un puttaniere senza offesa, questo è il titolo all'interno del Tempo. E poi il Fatto Quotidiano, vediamo il profumo dei soldi, Palazzo Chigi Merchant Bank, trame con Montepaschi, Amazon e Apple, tutti gli interessi e i conflitti di interesse con i grandi gruppi. Un guaio al giorno, indagato pure il PM assessore, Raggi lo scopre e lo manda via. De Dominicis sotto inchiesta, incompatibile con il Movimento 5 Stelle. Il sindaco va in procura, abuso d'ufficio per l'ex PG della Corte dei Conti, tutto da rifare per la casella del bilancio, salta il mini direttorio, ma nel partito monta lo spettro, vuole fare come Pizzarotti. E poi in breve vediamo ancora, è ora di dare una risposta a 770.000 romani, ancora riforma, occasione persa, referendum, CGL dice no, troppi poteri al governo. Savona, c'è il dibattito antiboschi, sedie vietate e ancora niente ministri da 8 mesi e il PIL va, quello strano paradiso della Spagna senza guida. Nel taglio basso poi sospesi a 3800 metri in Monte Bianco, trappola di ghiaccio, notte di paura, nelle cabinovie bloccate. Il Mattino, vediamo, carceri minorili, le due Italie, l'80% dei ragazzi è del sud, al nord più occasioni di rieducazione per quanto riguarda le inchieste. E poi focus, i veleni della terra dei fuochi cancellati dalla prescrizione, i gravi ritardi nei due maggiori processi. A Roma ora comanda Grillo, anche De Dominicis indagato, non sarà assessore, Movimento 5 Stelle crolla nei sondaggi, Raggi sempre più commissariata, il titolare del bilancio appena nominato accusato di abuso d'ufficio. E poi il commento, uno vale uno ma il comico vale per tutti. Il richiamo, Draghi sulla crescita, Berlino faccia di più a margini per aiutare gli altri paesi. E poi lo scenario, senza gli investimenti pubblici il bazooka della BCE spara a salve.
il personaggio sotto la vignetta, vediamo, di Lego Grillino che scavalca tutti, e l'analisi anche al Muraro deve dimettersi. Funivia in tilt, sospesi a 3.000 metri, allarme per 110, qui si parla di 110 turisti sul Monte Bianco, elicotteri bloccati dalle nuvole. E ancora vediamo il custode rigoroso e l'anti-Gomorra, il dipendente di Capodimonte che ha ripreso Muti, non è un'eccezione. Libero in apertura, urge rottamazione azzurra alla rivolta dei falliti, un plotone di nominati da Berlusconi trama contro il nuovo leader di Forza Italia a Parisi, lo accusano di essere anche lui arrivato nel partito non per meriti ma per volontà di Silvio, è vero, ma almeno lui ha stoffa. In centropagina invece vediamo la fotonotizia, il mondo crolla e l'unità festeggia sempre, un mese di sagre per un giornale moribondo. E a sud il 60% di evasione, via la luce a chi non paga, il canone Rai in bolletta. Movimento 5 Stelle ha perso 4 punti, alla Raggi va tutto storto, salta l'assessore di scorta. E ancora Draghi sfida la Merkel e le sue banche nel taglio basso, retroscena dal fronte dei rosiconi, cauti, caustici, i casinisti, tutti i nemici del manager. Ed ancora in 100, appesi nel vuoto nella cabinovia sulle Alpi, panico sul Monte Bianco, recupero difficile per le troppe nuvole. Avvenire in apertura il Fatto, oro rosso vergogna, l'inferno della raccolta pomodori a Manfredonia, padri sfruttati dai caporali, bambini abbandonati. In centropagina 5 cerchi alla testa, Raggi dice no a Roma 2024. E ancora vediamo Reggio Calabria, Galletti pronti a tutto, l'ente sul canalone. Passiamo al manifesto, a Tordi e ai grilli, non c'è pace in Campidoglio, e poi ancora la CGIL dice no alla riforma Renzi, equilibri democratici a rischio. E una notizia nel taglio basso sui migranti, più di 5.000 bambini scomparsi in 6 mesi, arrivano e poi si perdono le tracce dei minori. La Gazzetta del Mezzogiorno, vediamo, Renzi, io in campo per la Puglia, rispetto alle idee di Emiliano, anche lui, anche per lui governare significa affrontare i problemi. A Parisi, da Matera, presenta il suo programma, leggi più rapide e sfiducia costruttiva. E vediamo Bari, la sala Muratora rischia la chiusura, sollecitati interventi, manca l'agibilità. Invece per quanto riguarda il maltempo, il fango blocca i binari e le strade come fiumi, oggi nuova allerta meteo sulla Puglia. E da domani a Bari la campionaria numero 80, Emiliano presenta la fiera con una cartolina al Premier, i 2 miliardi del patto sud non sono una regola. Nel taglio basso mini direttorio azzerato e no alle Olimpiadi, a Roma la legge è di Grillo, no a De Dominicis e si scopre che è indagato. Poi trasporti, treni sud-est fermi per i controlli, pendolari verso 14 giorni difficili. Il secolo XIX, vediamo in centropagina Raggi si ribella al diktat del Movimento 5 Stelle, Di Battista niente Olimpiadi, gli azzurri medagliati a Rio protestano. Invece nel taglio basso Monte Bianco si guassa la funivia, 60 turisti appesi una notte a 3.500 metri. E poi ancora vediamo la fotonotizia, stella finita i restauri per la visita di Mattarella, ecco la casa museo di Pertini strappata all'abbandono. Nel taglio basso invece la regione no all'uso
dell'ex manicomio di Quarto, porte chiuse ai migranti, idea Tendopoli a Genova, e poi racconto quell'attesa dell'acciuga che ci rende liguri sotto la lampara di bolle la rete, i volti dei pescatori. L'unità, caos olimpico, così il titolo in apertura. Si dimette anche il direttorio, salta l'assessore De Dominici, abbiamo visto, Raggi dice no alle Olimpiadi, dopo 3 mesi di faide, bugie, deliri e indagati, Roma è sempre allo sbando, senza governo. E Renzi non c'è, sinistra oltre il PD, ha detto il premier alle feste Unità, siamo l'argine del populismo, al populismo europeo e italiano. E nel taglio basso vediamo una vignetta, e poi intanto giovedì a Bologna il faccia a faccia con Smuraglia dell'Ampi, moderato da Lerner. Ed ora passiamo alla prima pagina del Messaggero, vediamo in apertura, si apre con il Messaggero, apre con la crisi, Raggi un altro indagato, la sindaca rimuove il neonominato De Dominicis, era sotto inchiesta per abuso d'ufficio. Salta il mini direttorio romano, Grillo impone il diktat al Campidoglio sul no alle Olimpiadi. E poi il sondaggio Movimento 5 Stelle paga subito il caso Roma, crollo di 4,4 punti in 7 giorni. Caduta Lampo, il tonfo della toga che nascose di essere sotto inchiesta. E poi piccoli Masanielli, Dibba, l'inventore di complotti e congiuntivi. In centropagina Monte Bianco, turisti messi in salvo con gli elicotteri, paura sulla funivia in trappola a 3.000 metri. A Roma, Movimento Monte dei Paschi, nella bufera, scontro sul piano e Viola si dimette, duello con Morgan sull'aumento da 5 miliardi per la successione in pole position Marco Morelli. Nel taglio basso invece pensioni, prestito si azzera con i bonus, e poi la rivelazione, il racconto di Mori, Ciancimino lavorava per noi sotto copertura. All'interno quindi vediamo i titoli, via De Dominicis, quindi indagato pure lui, e Raggi perde il mini direttorio. Il personaggio, il giudice inquisito per abuso d'ufficio, lui un complotto ma l'aveva taciuto. E poi retroscena, vediamo il diktat da Grillo, salvi i vertici Movimento 5 Stelle, ora Virginia se la cavi da sola, il leader conferma piena fiducia a Di Maio e rinvia il rimpasso delle deleghe al direttorio. Il vicepresidente della Camera prepara un nuovo tour internazionale, ma è tregua armata. E poi vediamo nella seconda pagina, appunto, psicodramma tra detti e contraddetti, i numeri di quanto è accaduto dal 4 agosto al 7 di settembre. Ed ancora l'inchiesta, Muraro, dati sui rifiuti alterati, coinvolti pure un laboratorio, contestati l'ex consulente ambientale, scarti da Rocca Cenzia, non a norma, la presunta complicità di un centro di analisi chimiche, carabinieri all'AMA. Il personaggio di Mini Masaniello, De Noantri, inventore di complotti e congiuntivi. E ancora giochi, Movimento 5 Stelle detta il no a Raggi, campioni di Rio sì al sogno, il Campidoglio ora rischia una causa milionaria nel duello aperto con il CONI, Renzi dispiaciuto, non ci si dichiara contro per questioni interne e rifarsi la verginità, ha detto il Premier. Nel taglio basso il focus, i 5 Stelle pagano il caso Roma, crollo di 4,4 punti in 7 giorni. Ed ancora Montepaschi, scontro sul piano e Viola lascia, il banchiere rassegna il mandato durante il CDA di ieri ma resta in carica fino all'arrivo del successore prossimo board. Lunedì 19 il tesoro, l'evoluzione della situazione sotto controllo, a breve il successore in pole position Morelli.
Ed ancora il lungo braccio di ferro con JP Morgan sui tempi e le modalità del salvataggio per quanto riguarda il retroscena appunto sul di Monte Paschi. E poi stimoli all'economia, BCE prende tempo e chiede a Berlino politiche espansive. Draghi, non ci sono cambiamenti tali da motivare nuove azioni, i governi però devono attuare le riforme strutturali. Ed ancora in primo piano il retroscena, per ora passa la linea morbida, ma l'intervento è solo rinviato. Francoforte risparmia le cartucce in vista di fasi più critiche e intanto studia modifiche. Gli analisti puntano tutto sulla riunione di dicembre, il Q3 è legato anche alla Fed. Andiamo avanti, referendum, no della CGIL, Renzi, credibilità in gioco, il leader alla festa dell'unità di Reggio Emilia, fuori dal PD, non c'è più sinistra ma populismo, ha detto. E D'Alema e Berlusconi in bicamerale si amavano e volevano più poteri al Premier. Vediamo nel taglio basso ancora l'evento, Mattarella apre Casa del Porziano, la tenuta gioiello dei presidenti, vediamo la tenuta nelle foto. Ed ancora Trump contro Obama, Putin è meglio di lui, la Clinton è un pazzo, la replica del presidente, non può sedere la Casa Bianca, lavoro difficile, bisogna essere preparati e Donald non lo è. Ancora a Parigi, allarme terrorismo, tre donne pronte a colpire, sparatoria con la polizia, nella una delle fermate legata Coulibaly. Il ministro ha detto preparavano una serie di azioni violente e imminenti. E poi ancora la guerra Libia, terrore a Tripoli, due autobombe esplodono vicino alla sede del governo, lo scoppio non ha causato vittime, ha bloccato un attentatore pronto a colpire in nome dell'ISIS. Ed ancora vediamo nelle cronache, Monte Bianco, si ferma la funivia a 3.000 metri, intrappolati nelle cabine, in 65 portati in salvo con gli elicotteri, ma altri 45 costretti a passare la notte sospesi nel vuoto, guasto sul versante francese. E la rivelazione, mafia, racconto di Mori, Ciancimino lavorava per noi, era sotto copertura. Il generale dei Ross, dalla sua avversione con i boss, nessuna trattativa, l'ex sindaco ci dava informazioni. E le indagini, Regeni, il vertice è un flop, pochi documenti dagli egiziani, l'incontro a Roma non è stato decisivo, l'Italia aveva chiesto materiale sui tabulati telefonici. E ancora nelle cronache vediamo l'emergenza, evitare agli sfollati il supplizio del freddo, gli obiettivi del commissario Errani, agire subito per evitare il maltempo, il capo della protezione civile Curcio alla Camera, 7 mesi per finire le casette. E poi l'iniziativa, vediamo, gli caccia i fondi per la ricostruzione, ed ancora sono iniziati intanto i trasferimenti negli alberghi, a presto faremo dei sopralluoghi anche in Umbria, ha detto appunto il commissario Errani. Economia, prima pagina, vediamo in apertura, quindi previdenza, pensioni, bonus per azzerare il prestito, la somma erogata direttamente con l'assegno compenserà in pieno la rata fino 1.500 euro mensili solo in parte al di sopra, prende forma l'APE, l'ammortamento a un tasso intorno al 2%, polizza assicurativa dell'1% del capitale ogni anno. E questa è la prima pagina dedicata appunto all'economia dal Messaggero, e come sempre ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, quali aggiornamenti? Ma Elisa, diciamo che la situazione meteorologica attuale continua ad essere ancora caratterizzata dalla presenza e dalla persistenza di un'area di instabilità che interessa soprattutto le regioni meridionali, il settore ionico, il basso Adriatico, ma influenza e influenzerà marginalmente ancora la nostra regione. La nostra regione sarà interessata nelle prossime ore da annuvolamenti, soprattutto sul
settore centro-orientale, con possibili occasionali precipitazioni, soprattutto a ridosso dei rilievi. Ma nel corso della mattinata avanzeranno le schiarite, soprattutto lungo la fascia orientale, sulla fascia orientale della nostra regione, mentre durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio l'instabilità si manifesterà soprattutto sulle zone montuose, con delle formazioni temporalesche che, complici le correnti favorevoli, tenderanno poi ad estendersi verso l'Aquilano e verso la Marsica, quindi verso il settore occidentale. In serata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità anche sul settore occidentale, però attenzione perché c'è sempre la possibilità di addensamenti durante le ore notturne al primo mattino lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, quindi non si escludono occasionali fenomeni di instabilità al mattino anche nel fine settimana, quindi questo è il dato da segnalare. L'instabilità si attenuerà invece in mattinata per poi verificarsi quindi soprattutto sulle zone montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, quindi se al mattino avremo tempo incerto soprattutto lungo le aree costiere, la fascia costiera e le zone collinari, durante le ore centrali della giornata nel pomeriggio quindi assisteremo alla formazione di temporali pomeridiani anche nel fine settimana sulle zone interne e nell'Aquilano e sulla Marsica, quindi questa è la situazione da segnalare. Poi pian piano il tempo tenderà gradualmente a migliorare perché l'instabilità si attenuerà, ma lo farà soprattutto nei primi giorni della prossima settimana. Tuttavia, Elisa, c'è da segnalare una graduale ripresa delle temperature massime, insomma i valori cominceranno a salire e nei prossimi giorni andremo nuovamente al di sopra delle medie stagionali, quindi un tempo ancora incerto nel fine settimana con possibili rovesci al mattino lungo la fascia costiera e temporali pomeridiani sulle zone montuose e sul settore occidentale. Questa è la tendenza fino a questo momento, probabilmente poi nel corso della prossima settimana, ma siamo già oltre con quel che riguarda le previsioni, l'attendibilità delle previsioni, possiamo dire che probabilmente ci sarà un nuovo guasto verso la metà della prossima settimana, ma al momento è ancora troppo presto per dirlo, ci torneremo su nel corso dei prossimi aggiornamenti, Elisa. Grazie Giovanni, volevo fare un'osservazione visto che il commissario appunto della ricostruzione sta provvedendo a far andare via dalle tendopoli i terremotati, sono le temperature in aumento anche in quelle zone? Sì, hai potuto dare un'occhiata? Sì, sono temperature in aumento anche sulle zone colpite dal terremoto. È chiaro che trattandosi comunque di località che è posta intorno agli 800-900 metri, al primo mattino, durante le ore serali, notturne, al primo mattino i valori scendono anche al di sotto dei 10 gradi, ma comunque la situazione nei prossimi giorni sarà in miglioramento, in tal senso è previsto un graduale aumento delle temperature, anche se ovviamente ci stiamo avviando verso l'autunno, di conseguenza la luminosità del sole, la luce del sole sarà diminuirà e quindi di conseguenza i valori scenderanno ancora di più durante le ore notturne. Però insomma almeno abbiamo una buona notizia, nel senso che gradualmente le temperature, soprattutto nei valori massimi, sono previste in aumento. Ecco, purtroppo però c'è da segnalare, Elisa, visto che mi hai citato proprio le zone interessate dal disastroso terremoto, che in quelle zone ci sarà ancora la possibilità di temporali sia nella giornata odierna ma soprattutto nel fine settimana, nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio. Purtroppo questa è una notizia da segnalare, Elisa. Grazie Giovanni, grazie, gentilissimo. Ti auguro come sempre una buona giornata e buon lavoro. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E come sempre ricordo che oltre al sito internet Abruzzo Meteo potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure il profilo personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande e quindi essere aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. Seconda parte di Mattino 6, passiamo alle notizie regionali, continuiamo dal Messaggero con la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo, vediamo ospedali traslochi per sisma, Chieti, pazienti spostati nei reparti più sicuri in attesa del nuovo presidio di Maltauro, a Sulmona arrivano i container, ospiteranno il pronto soccorso e una sala operatoria.
Poi Amatrice, ingegnere aquilano super perito, la Procura di Rieti ha nominato l'ingegnere Antonello Salvatori, docente all'Università di L'Aquila e già super perito per il sisma del 6 aprile 2009. In centro pagina fotonotizia, Pescara, scuola nell'aula vuota, rientro shock alla Gescal Montale, vediamo il ritorno a scuola per una classe appunto incredibile, rientro a scuola, come vediamo dalla foto non ci sono i banchi. E ancora vediamo anarchici, la coppia pescarese, bisogna accoppare gli sbirri, l'ordinanza del GIP cremonese e speziale erano organici alla FAI. Ed ancora Teramo, Parolisi cacciato dall'esercito e sempre in prima pagina il revival Amore, amore, affacciati alla finestra, il primo festival delle serenate per quanto riguarda gli appuntamenti. Entriamo all'interno, vediamo quindi ospedali, Chieti sposta 150 posti letto container a Sulmona, rischio sismico, il capoluogo teatino sgombera due plessi nei prefabbricati, pronto soccorso e una sala operatoria. Altre priorità, scosse del 24 agosto, report dei danni, lesioni rilevanti in 1551 edifici privati. E poi ancora l'omicidio Parolisi radiato dall'esercito era doveroso per Melania. Pescara, in apertura il caso Aca, i sindaci alla battaglia dell'acqua, di Baldassarre e Leombroni al vertice dell'azienda consortile, oggi e domani l'assemblea dei soci, 64 primi cittadini alla conta, l'attuale manager ha risanato i conti, D'Alfonso con il rivale, la CGL non serve spendere 30 milioni per i nuovi depuratori, ha detto. E su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video realizzato ieri da Francesca Romana Testi. Il governo dell'acqua è una cosa seria, una sottolineatura che la CGL ritiene fondamentale nel caso scoppiato sulla gestione ACA. Una pertinenza di competenza dei comuni e non della regione. Questa la stoccata rivolta al presidente Luciano D'Alfonso, che aveva fatto sentire la sua voce sulla questione. Prima di parlare di nomi papabili e nuovi governi, sarebbe il caso di fare chiarezza sui tanti interrogativi sul tavolo che la CGL snocciola davanti alla stampa per chiedere un tavolo di concertazione davanti alle istituzioni. Chiediamo ai sindaci se siamo d'accordo su quali sono le priorità dell'ACA, di un'azienda che distribuisce, che rende un servizio di distribuzione e di depurazione delle acque. Quali sono le priorità, quali sono le emergenze da affrontare, anteporre le questioni di chi deve dirigere l'ACA senza un ragionamento sul merito delle questioni. E diventa, cioè, non lo comprendiamo. Anche perché, se messa in questi termini, pare che ci sia una questione che chi deve decidere a chi deve rispondere. L'ACA è della collettività, i sindaci decidono non in quanto sindaci, in quanto capi della loro collettività. E poi si parla anche di parlare della questione della gestione dell'acqua in Abruzzo, non solo del caso dell'ACA, perciò il confronto riguarda anche il Presidente della Regione. Noi dobbiamo capire se c'è un'idea di sviluppo sostenibile che riguarda anche la gestione dell'acqua, che renda possibile il governo delle spa pubbliche che ci sono, secondo criteri di pubblico, secondo criteri di risposta alla collettività, per esempio che hanno la possibilità di ridurre i loro costi, che hanno la possibilità di diversificare le loro tariffe per dare la possibilità a chi ha meno di pagare di meno, e che questo governo dell'acqua risponda appunto a criteri democratici, ma di un'azienda moderna, efficace ed efficiente. Ancora all'interno del Messaggero vediamo Università Architettura, 158 ai test, solo uno su quattro sarà ammesso ai corsi. Il paradosso, più posti a disposizione che candidati, ma la graduatoria sarà formata a livello nazionale. Il lutto, commercialista trovato morto in casa, Carlo Sacco, 68 anni, stroncato da malore forse quattro giorni prima, è stato anche prof di economia. E vediamo il caso campanella stonata, così
il titoletto, diciamo, dell'articolo, alunni in classe senza banchi e sedie. Lo vediamo nelle foto, ripresa shock per gli studenti della terza B della Gesca al Montale, invece delle lezioni solo palestra e il concerto di un violinista. Gli arredi per l'aula arrivati con il camion a metà mattinata, il comune e la scuola ha riaperto con un giorno di anticipo. Campanella suonata 2, vediamo penne, scontro sulla Mario Giardini, il sindaco a colloquio con i carabinieri a Scafa, potrebbe slittare l'inizio dell'anno alle medie, Buonarroti, situazione ok a Popoli e Manoppello. E poi vediamo l'esercitazione disastro aereo, in azione 70 militari. E ancora nuova luce, Colle Scorrano, l'asilo illuminato dai LED. La città e il suo mare, regata dei gonfaloni, già 9 equipaggi, sfida a colpi di remo anche tra donne. E poi la città sugli schermi, Sara e l'arcangelo Gabriele, l'ospedale diventa un set. Andiamo ancora avanti, pagina dedicata all'Aquila, vediamo la città che cambia, Casale Marinangeli passa all'Azzu, la casa dello studente al comune. Nell'ex San Salvatore il nuovo studentato sarà dotato di tutti i servizi necessari, anche il progetto case di Roio potrebbe essere adibito a foresteria. E poi la nomina, terremoto Amatrice, Salvatori super perito, abbiamo visto, ancora San Gregorio, incidente lungo la statale 17, 2 feriti gravi e traffico in tilt. In breve mense scolastiche, buoni pasto, una settimana per l'online. Scuole sicure ad Avezzano, vertice fiume in prefettura, il sindaco di L'Aquila Cialente, c'è un secondo terremoto in atto, quello dell'anima, e viene dalla paura di tutti. Il primo cittadino, Gianni Di Pangrazio, abbiamo portato a termine un lavoro certosino e lungo, siamo davvero esausti. Sul Mona, niente MAPS, si va verso i doppi turni ed ancora Pratola, lezione di pomeriggio negli altri centri. Sempre a Sulmona, in via Montenero resta l'emergenza allagamenti, disperata richiesta all'assessore di una ventina di residenti. Marsica, arrivano 5 nuovi bus a Avezzano, Confcommercio, i resti del ristorante portateli a casa. Acqua Santa Croce, Colella, non vendo ma mi trasferisco. Chieti, colpo grosso in casa Cucurullo, un anno di carcere alla domestica, questa la storia, bottino di 200.000 euro e pezzi della refurtiva ceduti a un comproro, riconosciuti 3 anelli. La cassaforte era stata aperta con la chiave, il processo si è concluso con una condanna. E poi ancora il personaggio, vediamo Nicola, storia di un nonno diventato liceale a 93 anni. Ha affrontato l'esame di ammissione alla quinta classe del liceo pedagogico. Le materie umanistiche sono la mia passione, ha detto, e lo vediamo nella foto al centro. E poi ancora il caso, in 500 al casting di Capatonda, c'è chi arriva anche da fuori Abruzzo. Vediamo a Lanciano 10.000 persone al rito del dono, danze, canti popolari e suono di fisarmoniche, Pienone in corso Trento e Trieste durante la tradizionale sfilata. In tantissimi riempono anche piazza Plebiscito al passaggio di 44 carri addobbati realizzati dalle 33 contrade della città. Incidente sul lavoro a Lanciano, la ventola taglia il braccio di un operaio, ed ancora Ortona, lavori in via della Libertà, ecco altri 500.000 euro. Vasto, pioggia di riconoscimenti al premio Istonium, è ancora vasto, scuole e scontro, fuori tutti i certificati dopo il sisma, i 5 Stelle vogliono verificare l'idoneità statica degli edifici. Teramo, scuole, situazione critica ad Atri e nel circondario, a Castelli si rende necessaria la demolizione di un comignolo, e ancora i genitori chiedono garanzie, a Mociano si inizierà il 19 settembre.
Il presidente della provincia di Sabatino sta esaminando tutti i report della regione. E ancora vediamo i lavori, Corso San Giorgio, commercio penalizzato, e il ricordo, domani una messa per Claudio Fazzi, e l'allarme, bambino di 3 anni illeso dopo investimento stradale. Tanta paura ieri pomeriggio per l'investimento di un bimbo di soli 3 anni a Montorio al Vomano, il piccolo era in compagnia della sorella maggiore, è finito a terra e chi ha assistito alla scena ha iniziato a gridare per la disperazione. Ancora vediamo nel taglio basso la proposta Brucchi, usiamo i 10 milioni per il nuovo polo, il sindaco lancia l'alternativa ai fondi stanziati per la funivia, l'emergenza sono le classi, ha detto. E sulle scuole appunto vediamo l'intervista realizzata ieri al primo cittadino di Teramo, Maurizio Brucchi. L'obiettivo è quello di convenzionarci con gli ordini per costituire dei pool formati da un ingegnere, un architetto, un geometra, un geologo che andranno a fare le 19 verifiche, più abbiamo aggiunto la Molinari che riteniamo possa essere in questo momento una struttura da tenere a disposizione perché continuano le verifiche sismiche, le verifiche da parte della Protezione Civile sulle strutture superiori tipo stamattina l'Artisio e quindi in qualche modo io non me lo auguro, però comunque ritengo che sia anche questo importante. Direi che è una, come dire, anche un passaggio importante di collaborazione, in questo caso tra enti, direi anche innovativo. Io davvero ringrazio gli ordini che hanno espresso anche la volontà di voler andare un po' oltre quella che è la verifica sismica fino a se stesso, ma di voler iniziare un percorso nuovo su quella che è un nuovo approccio sulla sicurezza, in questo caso degli edifici pubblici, ma non solo, anche degli edifici pubblici. Perché vorrei ricordare a me stesso ma anche a tutti i cittadini che l'obbligo della legge di marzo 2013 è sia per gli edifici pubblici ma anche per quelli privati. Nel frattempo le scuole potranno riaprire il 12, si può ipotizzare una data già? Guardi, le nostre scuole, le materne, elementari e medie sono pronte il 12. Ora è chiaro che c'è un po' una tensione, una preoccupazione giustificata, per cui rifletteremo insieme ai direttori didattici se magari prolungare aprire insieme alle superiori il 19, però questa è una scelta che voglio fare insieme ai direttori didattici, fermo restando e ribadendo che però le nostre scuole il 12 sono pronte, quindi sarebbe soltanto comunque una forma di contributo psicologico a chi vive questa situazione, come giusto e normale che sia, con particolare ansia. Ed ancora dal Messaggero, Giulianova resta in carcere il caldaista omicida, il Tribunale della Libertà di L'Aquila ha respinto la richiesta del braccialetto elettronico della difesa, Dante Di Silvestre aveva accoltellato Paolo Cialini, la vittima aveva 49 anni, a bordo la figlia di 6 anni. Lo vediamo nella foto, l'omicidio Cialini appunto a Giulianova nel tondo Dante Di Silvestre, l'omicida. E la polemica a Costantini, Giulianova, città dei mercatini, sempre a Giulianova, docce con acqua fredda, la sala Buozzi sbarrata. Balneazione tutto ok, via al Lido delle Palme, Sant'Omero, la sala consiliare è dichiarata inagibile, ieri ripristinata la funzionalità del centro commerciale dopo il crollo per maltempo. Roseto, 175 migranti, i 75 migranti diventano lavoratori volontari. In breve a Tortoreto donato defibrillatore, la protezione civile, alla protezione civile appunto di Tortoreto. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, La Città. Vediamo in apertura. Questa mattina con le notizie, apre con scuole, Brucchi gioca il jolly, la furbata del sindaco sul masterplan, i milioni della funivia per il polo scolastico. E a Teramo dopo 10 anni rimosso il gazebo della discordia, piazza pulita. Approvato il Lido delle Palme, a Giulianova la giunta vota dopo anni di ritardi e controversie. E Teramo in Cassazione, non è reato dare del puttaniere al marito infedele.
Alba Adriatica, Piccioni picchiata sull'addio della di Addezio. E poi editoria, Martin Sicuro guarda al Mediterraneo con i 100 libri della di Felice. Entriamo all'interno, vediamo la pagina dedicata alla regione, subito un tavolo sulla vendita del centro, sindacati e federazione della stampa chiedono garanzie su livelli occupazionali e pluralismo. È stata espressa dall'onorevole Stefania Pezzopane solidarietà che chiede alla nuova proprietà di salvaguardare i posti di lavoro e la tradizione del quotidiano. Nuovo centrodestra, una gestione più legata al territorio che offre la possibilità di avere un quotidiano locale rinnovato. E poi la nomina all'Aquila, Alessandra Genco, nuova consigliera alle pari opportunità, ex componente della segreteria della CGIL, sua supplente è la teramana Monia Pecorale. Ancora psicosi, scuole sicure, i milioni della funivia per il polo scolastico. Il sindaco di Teramo prova la furbata sui finanziamenti del masterplan. Scuole sicure, valutiamo la riapertura. Verso il 19 settembre, oggi la decisione, tanto attesa ma scontata, sull'inizio dell'anno scolastico, che sarà posticipato al 19 settembre anche per le scuole materne, medie e elementari. E poi vediamo ancora la riapertura slitta a Mociano e Pineto, Galiffi decide sull'onda dell'emozione, Verrocchio ha problemi in una scuola. Ed ancora verso il polo scolastico vediamo i Tre Giolli, Molinari, Banana di Vetro e Stadio. In caso di necessità non ci sarebbe solo la scuola di Piazza Aldo Moro, ecco la proposta dei genitori tecnici. Emergenza, la scuola Molinari potrebbe servire in caso di inagibilità parziale o totale di scuole comunali e provinciali rilevate dai controlli ancora in corso dai tecnici della, protezione civile. Ed ancora vediamo manutenzioni, ristrutturazioni, adeguamenti, ecco quanto ci sono costate le vecchie scuole in 6 anni, spesi 7 milioni di euro. Teramo ancora, dopo 10 anni, rimosso il Deor della Discordia, smontata e rimossa la struttura esterna del Grande Italia. In Piazza Martiri della Libertà, nella notte, il viaggio verso Montorio. Vediamo ancora il lutto, cordoglio per la scomparsa della prof. Rina Ciccocelli. Ateneo, prof di Unite nel Gotha delle Bioscienze, Paola Pittia nell'Accademia Internazionale di Tecniche Alimentari. Andiamo ancora avanti, non è reato dare del puttaniere al marito infedele, la Corte di Cassazione annulla la condanna per diffamazione nei confronti di una donna teramana. È a Montorio, bambino di 3 anni investito, portato a pronto soccorso per accertamenti. Teramo aumenta il biglietto dell'autobus della Staur. Andiamo ancora avanti, Alba Adriatica, vediamo la di Addezio ha finalmente gettato la maschera, dura replica del sindaco Tonia Piccioni nella foto alla consigliera di AN passata in minoranza. Scuse banali, ha detto la Piccioni. Le riunioni, invece di rendere noto il suo malessere, ha preso parte agli incontri di gruppi avversari al nostro. E padre Lorenzo, vediamo in breve, lascia Civitella del Tronto. Nel taglio basso invece Alba Adriatica, la Croce Rossa festeggia i suoi 25 anni domenica pomeriggio, appuntamento alla Bambinopoli. È approvata la lottizzazione del Lido delle Palme a Giulianova, via libera della Giunta Comunale, al progetto residenziale da 2 milioni di euro. Mastro Mauro, stiamo procedendo con grande velocità senza rinunciare alla necessaria attenzione. Nuove palazzine, nella stessa seduta è stato approvato il progetto per 2 palazzine nei pressi della piccola opera. E cronaca, vediamo quindi Dante Di Silvestre resta a Castrogno, lo vediamo nella foto, respinta la richiesta del braccialetto elettronico per il caldaista accusato dell'omicidio di Paolo Cialini. Silvi, in arrivo i
frangiflutti e forse il porticciolo a fine mese, i lavori per proteggere le spiagge dall'erosione, da un braccio potrebbe nascere un attracco. Il progetto per l'assessore Rocchio è fattibile, ma non dovrebbe costare molto alle casse del comune. E ad Atri un convegno, anche gli edifici storici possono essere adeguati alle esigenze di oggi. E su questo articolo mi fermerei per ascoltare, proprio ieri c'è stata l'inaugurazione della riconsegna dei lavori in una scuola datata appunto di Spoltore, una scuola adeguata, e oltre al sindaco appunto che ci ha presentato i lavori che sono stati effettuati in quella scuola, abbiamo ascoltato l'ingegnere che come questo articolo dice che gli edifici storici possono essere assolutamente adeguati. Ascoltiamo il servizio. Ristrutturazione e miglioramento sismico sono i lavori eseguiti con 3,5 dei 44 milioni destinati all'Abruzzo nell'ambito del progetto hashtag Scuole Sicure di Renzi. La scuola media Dante Alighieri di Spoltore non solo è rientrata a far parte del primo elenco dei 1639 istituti redatto dal governo per la messa in sicurezza, ma è anche la più finanziata, cioè l'istituto che ha ricevuto il maggior importo. Abbiamo garantito una scuola più sicura rispetto a prima e abbiamo ammodernato con degli standard che credo in Regione Abruzzo non ce ne siano. Oltre che una scuola più sicura, questo edificio sarà un edificio scolastico in classe energetica A. E forse anche di più, mi dicono adesso che stanno facendo le certificazioni, quindi risparmieremo veramente tanti soldi e c'è anche l'aspetto sostenibile della scuola. Si può migliorare un edificio scolastico datato? Sicuramente sì, questo si può fare ovviamente con degli interventi particolari, tipo quello che è stato fatto in questa scuola, dove noi qua abbiamo completamente ricostruito tutti i pilastri ex novo, rifatte tutte le armature, sia verticale che tutti gli staffaggi orizzontali delle strutture. Tutte le travi sono state rinforzate con delle fibre di carbonio, così come tutte le staffe dove mancavano, perché era un edificio ovviamente datato questo, è un edificio che risale agli anni 60, quindi ovviamente con tutte le problematiche delle strutture che sono state costruite negli anni 60. Lei prima mi parlava di differenza tra miglioramento sismico e adeguamento, certo. Qual è? Vabbè, il miglioramento vuol dire che io devo porto ovviamente l'edificio a un grado di sismicità inferiore. L'adeguamento vuol dire che io devo portare l'edificio che deve rispondere ai requisiti, che se succede un terremoto l'edificio comunque deve resistere, può avere ovviamente dei danni, può subire dei danni, ma non devono essere danni che portano al crollo o comunque alla perdita delle vite umane, non può portare a una cosa del genere ovviamente, se noi l'edificio lo consideriamo adeguato sismicamente. Ed ancora vediamo Montepagano, la chiusura della scuola è solo un atto strumentale, Alessandro Recchiuti nella foto, è un plesso sicuro, ha detto, a questo punto dovrebbero essere chiusi decine di edifici pubblici. Economia in città, vediamo sospese le tasse nel cratere sismico, emergenza tasse, ecco le novità e come funzionano i provvedimenti del decreto Padoan. Nel taglio basso le novità, ecco tutte le novità per il trasferimento di alcune tipologie di beni, assegnazione e cessione agevolate di beni ai soci ed estromissione immobili per l'imprenditore individuale. Ed ora torniamo al Messaggero. Vediamo Abruzzo Sport, quindi le pagine dedicate allo sport. In apertura, Viraghi, la partita del cuore, il terzino biancazzurro ritrova l'Inter da avversario, ai nerazzurri deve tutto, nessuna rivincita da prendere. La squadra di De Boer ha qualche problema, ma una rosa fortissima, ma il Pescara se la giocherà senza alcun timore. E domani intanto, per quanto riguarda le giovanili, scatta il campionato della primavera. E ricordo Mundial di Gilardino, Oddo Mister lo si vedeva da subito. E sul Pescara ci fermiamo anche qui per vedere il contributo video.
giochiamo contro l'Inter, che anche se sta, diciamo, attraversando un periodo non brillantissimo, è sempre l'Inter, ha delle individualità importantissime, penso questo lo sappiamo tutti. Dovremo stare molto attenti agli uno contro uno, è una squadra individualmente fortissima secondo me, tra le prime della Serie A. Però noi insieme al mister e la squadra stiamo lavorando bene speriamo che a livello di prestazioni possiamo continuare questa striscia positiva, perché secondo me stiamo giocando benissimo. Alberto è un giocatore devastante. Io lo conosco perché quando ero in primavera, quando facevo il settore giovanile della Roma, lui era in prima squadra e già era fortissimo. Sicuramente adesso ha acquisito anche tale esperienza, quindi è un giocatore che può fare la differenza. Per me è importantissimo, che essendo romanista, quindi è un derby. Sicuramente è una squadra che è molto forte, con un allenatore preparatissimo. Poi so che è anche importante per il Pescara, perché c'è un po' di ruggine, diciamo. Però sicuramente cercheremo di portare a casa qualche punto anche con la Lazio, perché il nostro obiettivo è la salvezza, e prima ci arriviamo è meglio. Ce ne sono tantissimi, Felipe Anderson, non li sto di tutti perché sennò finiamo domani, però no, nel complesso loro sono una grandissima squadra, però ce la batteremo. Ancora delle pagine dedicate allo sport, vediamo Campagnaro, invece servirà attenzione contro Icardi, ha detto. Lega Pro Teramo nel Milino, Sefè per rinforzare la mediana, ancora l'Aquila Calcio, invece l'Aquila crescerà, Sembroni è sicuro, il difensore centrale e la trasferta a Foligno, ora fare punti. Basket a 2, Proger, è andato bene il test contro la Virtus Roma. Serie D invece, Vastese e in arrivo il difensore Verruschi. Calcio ancora, il Lanciano riparte dalla nuova associazione. Nel taglio basso, basket a 2, Sharks 2 giorni nelle Marche, oggi il test con Monte Granaro. Ed è tutto con la nostra rassegna stampa, e quindi l'appuntamento con Mattino 6 termina qui, torna domani puntuale alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.